Buongiorno. I dati riportati sul modulo li hai già controllati? Sì. Ok, perfetto. Ora prendiamo come prima cosa la cassetta di test e la apriamo dall'apposita linguetta. Prendiamo la cassetta di test e la posizioniamo sul modulo che ha portato lei. Perfetto, in questo riquadro qua sulla modulistica. Dopodiché prendiamo il tampone e lo apriamo dalla parte posteriore attraverso le linguette. Perfetto. Lo può prendere con le dita dalla parte posteriore, abbassiamo la mascherina e facciamo 4-5 rotazioni in una narice, 1, 2, 3, 4, 5, e altre 4-5 rotazioni nell'altra narice, 3, 4 e 5. Perfetto, riposizioniamo la mascherina, prendiamo la provetta con il liquido buffer e apriamo la copertura. Dopodiché inseriamo la parte anteriore del tampone nella provetta e lo immergiamo nel liquido. E qua facciamo 10 rotazioni, premendo anche leggermente la provetta che è di plastica morbida. Conclusa questa operazione, possiamo buttare il tampone nell'apposito bidone e posizioniamo la copertura contagocce sulla provetta. A questo punto possiamo mettere 4 gocce nell'apposito cono per le gocce e a questo punto anche la provetta la possiamo buttare nel bidone. Come possiamo vedere, la cassetta di test si sta man mano inumidendo e dobbiamo attendere che la righetta sulla lettera C appaia per avere la certezza che il test sta funzionando. Sul modulo sono indicate le ore, l'orario d'ingresso nella struttura con direttamente l'aggiunta dei 20 minuti, che sarà il tempo che dovremo attendere per avere l'esito del tampone. Attendiamo di la uscita della linea C di controllo. Ok, la lettera C sta apparendo, quindi il test al momento è concluso, la ringraziamo e può accomodarsi all'uscita igienizzando prima le mani. L'informativa la può portare con sé e arrivederci. La lettera C di controllo è apparsa sulla cassetta di test, adesso posizioniamo un'etichetta adesiva di carta per fissare il test al modulo e lo posizioniamo su un tavolo nell'attesa che trascorrano i 20 minuti per la lettura del risultato. L'orario di lettura è indicato sulla modulistica. Sono trascorsi ora i 20 minuti di attesa per la lettura del risultato. Annotiamo l'esito sul modulo, in questo caso è negativo. Avendo già rilevato e annotato l'esito del test, possiamo smaltire la cassetta di test nell'apposito bidone dei rifiuti. In questa maniera. Dopodiché prendiamo il modulo con l'esito del test annotato e lo portiamo nella cassetta di raccolta per i colleghi del back office. Si prendono poi gli esiti dalla cassetta di raccolta e vengono portati nella zona back office per consentire ai colleghi di inserire gli esiti nel portale, dove poi il cittadino riceverà l'esito con una mail e con un SMS. I test rapidi nasali sono molto semplici da eseguire. Partecipate e aderite alla campagna a livello provinciale.